pronti per salutare la camera più bella degli ultimi tempi, credo dai tempi del Portogallo. Ce ne andiamo, dai Luca, su, su. Su. Arrivati in quel di Palpa, mamma che caldo che fa, ma è normale. Abbiamo trovato anche un bel hotel. Lato negativo, costano tutti un po'. Lato positivo, costano un po' di più, ma sono anche un pochino più belle, a differenza di altri posti che abbiamo visto, che per lo stesso prezzo erano comunque bettoline. Qua paghiamo 50 soles, quindi sì, per noi è già caro, perché noi il tetto massimo sarebbe 10 euro al giorno in due, ovviamente. In questo caso lo sforiamo, però dai, siamo tutto sommato soddisfatti perché è un posto carino. Sì. Adesso facciamo qualche giorno, andiamo a vedere un'alternativa alle linee di Nazca e ne siamo già super soddisfatti, perché questo paesino infatti sembra più tranquillo e meno fodrato di turisti, quindi ci sentiamo già un briciolino più a nostro agio di poter fare le cose con calma e senza essere eccessivamente assillati. Qui a Palpa c'è anche un bel posticino dove si può fare il bagno in una piscina naturale. L'acqua è davvero limpidissima, l'abbiamo intravista, davvero di un bellissimo verde, però c'è un però, come vedete ci stiamo allontanando. Si paga ogni tipo di ingresso, 15 soles a persona per usufruire della piscina naturale in sé facendo il bagno e 5 soles per persona se vuoi semplicemente entrare a fare due foto. Non è stato un investimento che ci siamo sentiti di fare. Sembra una piccola oasi, un'oasi verde con tanto di laghetto naturale in mezzo a questo deserto. A quanto pare l'arancia è un prodotto davvero tipico e importante di questa zona. Guarda un geoglifo di Baby Yoda qua davanti. È lui. Ma che piazza floreale, davvero bella. Guarda che bello qua. Anche le chiese in questa zona sono spesso di questo color sabbia e di queste fattezze tondeggianti che ricordano il deserto tantissimo. Eccoci arrivati al mirador principale delle linee di Palpa. Luca ha voluto venire qua, ovviamente entusiasta, senza considerare che bisogna salirci sul mirador. Sono già preso malissimo. Mi sembra molto traballante, cioè molto leggera come cosa. Lo fai vedere che già da giù si vedono. Sì, già si intravedono. Però adesso saliamo. Eccomi salita. Prima di iniziare, un consiglio. Come farsi passare le vertigini? Stare con qualcuno che le soffre più di te. Così almeno uno dei due si fa coraggio. Siamo nel bel mezzo di un deserto, come si può vedere. Infatti tutta questa area è molto arida. Fatto che ha contribuito a far mantenere nel migliore dei modi questi geroglifici, perché piovendo davvero poco si deteriorano sempre meno. In più sono fatti in una maniera che anche le correnti d'aria, le eventuali tempeste di sabbia vengono spinte fuori dal geroglifico. Quando si pensa a queste linee misteriose, questi geroglifici che non si sa chi li ha fatti, perché sono stati fatti, quando sono stati fatti, si pensa subito a Nazca, sono le più famose. Anche perché sono le più sceniche, per vederle devi prendere un volo, un piccolo volo che ti porta a sorvolare quella zona e quindi a maggior ragione sono scenografiche. Però in realtà tutta questa zona è fodrata di linee di geroglifici, tanto che l'abbiamo già visti a Paracas, quel candelabro lungo il fianco della collina, e qua a Palpa sono anche più numerose di quelle di Nazca, comunque mantenute alla perfezione, semplicemente molto molto meno turistico. Per venire qua non c'è nessuno via terra come abbiamo fatto noi, tanto che abbiamo fatto fatica a trovare un mezzo che ci portasse fino qua e tanto che ci sarebbe da pagare un biglietto per salire su questo mirador di poco
pochissimi euro, anzi credo di centesimi di euro, però sta di fatto che non c'è nessuno, quindi non pagheremo nemmeno il biglietto. Nel frattempo Luca è arrivato. Sono a disagio. Avrei detto di no sinceramente, perché anch'io salendo queste scale mi è venuto quasi da vomitare dalle vertigini, però sono voluta salire comunque. Mi immaginavo che Luca non ce la facesse, invece facciamo sempre più passi in avanti, passi da gigante. Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray, all I need are some better days. Una curiosità che toglie un po' di romanticismo a questi meravigliosi geroglifici è che questa è la Panamericana. E per la sua costruzione sono state anche rovinate alcune delle immagini, perché ci passa proprio attraverso. Davvero fantastico e suggestivo. Le linee in sé per il loro mistero, ma anche il paesaggio qua è davvero pazzesco, è davvero meraviglioso. Non eravamo sicuri di venire in questo piccolo paesino. E invece per fortuna abbiamo scelto di sì, per fortuna abbiamo scelto di farci una tappa, tanto che pensavamo di stare davvero proprio il minimo indispensabile per vedere qua. Invece abbiamo già allungato la permanenza all'hotel, perché davvero perlomeno è un pueblito davvero tranquillo, non pieno di turisti. Davvero, davvero piacevole starci qualche giorno, anche vedere queste meraviglie, che ovviamente qua non sono le uniche, da queste parti sono numerosissime. Quindi piacevole, andiamo a vederne magari anche qualcun'altra. Anche dalla Panamericana si vede qualche figura. E anche qua, qua vicino, guarda. Qua. Bellissimo. Adesso stiamo andando a un altro dei punti principali del paesino di Palpa, che si chiama Reloj Solar, quindi l'orologio solare. E questa è la strada che c'è da fare per raggiungere il piccolo Mirador. È una stradina completamente sterrata, non segnalata, che passa in un piccolo quartiere dove non c'è nulla. Qualche baracca qua in alto e la Jack si mette la crema, perché probabilmente si è già scottata. Sì, io la metto sempre dopo essermi scottata. Come al solito. Però sì, è impressionante quanto non sia minimamente turistico questo posto. Cioè, capisco che Nazca sia la meta famosa che ha oscurato queste altre linee vicine e meno conosciute, però è impressionante quanto non ci siano nemmeno sentieri turistici per raggiungere i luoghi da visitare. Anche perché sottolineiamo che oggi è domenica e siamo in altissima stagione, eppure ci siamo solo noi qua, quindi è proprio un posto che non viene considerato a livello turistico se non per fare i voli da Nazca e vedere anche queste linee. Però camminare lungo queste vie probabilmente non viene proprio tollerato, non viene proprio considerato. Dal nostro punto di vista sicuramente preferibile a Nazca, sia per un discorso turistico che per un discorso economico, perché ricordiamoci che a Nazca le linee sono apprezzabili solamente noleggiando un piccolo aeroplano, e per il nostro budget è davvero costoso. Hola chico, che tal? E qua siamo nel quartiere. Credono che siamo influencer e li vedrà tutto il mondo. Invece li vedranno solo le nostre famiglie. E qua siamo nel barrio di Sacramento. Sacramento City addirittura viene chiamato. A causa di questa enorme aridità e quindi di tutta la polvere che c'è per le strade e nei dintorni di questi paesini, abbiamo visto stamattina diverse volte passare delle autobotti che lasciano dell'acqua sulla strada principale che attraversa il paese, proprio per evitare che la polvere entri nelle case o nei negozi costruiti appunto sulla strada. Fufi, una pregunta: di qua o bisogna salire per le linee? Però qua abbiamo i primi segni di un piccolo turismo, e c'è questo cartello che spiega leggermente. Ah, tra l'altro quelli sono quelli che abbiamo visto stamattina. Sì, fatto sì. Quindi dà una sommaria spiegazione sulla presenza delle linee di queste zone, non solo del Mirador dove siamo venuti adesso, ma anche di altri punti nei dintorni del paesino di Palpa. Uno,
no? Sarà 10, 11? Come cavolo sono scritti qua i numeri? Guarda com'è scritto 11, si può? Sì, veramente, veramente intuitivo, è facile da capire questo letrero. Bueno, okay. Vediamo quello andiamo che riusciamo, non si capisce niente, ma vediamo quello che riusciamo. Che bello, anche solo fare una passeggiata in questi territori super aridi è bellissimo, ma perché le montagne fanno dei colori pazzeschi, sono davvero un bel posto. Bellissimo perché è attrezzato per essere turistico, abbiamo dei cartelli che spiegano le varie linee, addirittura una casupola con scritto Ministero della Cultura, però evidentemente qualcosa è andato storto, non ci siamo solo noi. E la cosa bellissima dei cartelli esplicativi che si trovano in America Latina spessissimo è che o sei lo spagnolo o t'arrangi, oppure ci provano, è scritto tutto in spagnolo. In inglese c'è solo questo pezzettino qua. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. Guarda il lato destro, la punta. Ah, sì. Vedi che è una specie di sole. Sì, una specie di coronavirus. Una specie di coronavirus. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe. Ecco qua la figura che viene conosciuta col nome di orologio solare. Proprio per il fatto che dietro queste linee ci sono molti misteri, ci sono due diverse teorie riguardo questi geoglifici. La prima è che la loro funzione fosse astrologica e di previsione, cioè in un determinato periodo dell'anno il riflesso del sole in questi geoglifici avrebbe mostrato se il raccolto per quell'anno sarebbe stato buono oppure cattivo. La seconda è che rappresenti un telaio, così come molte altre linee presenti in questa zona. Questo perché sembra che le società dell'epoca si basassero molto sull'arte della tessitura. Quindi ci sono queste due diverse teorie, nessuna delle due confermata, non si può sapere qual è la verità né come sono state create, però si immaginano queste due opzioni. Che meraviglia, che grandissima ricarica che è stato questo posto. Io sono un po' allergica infatti ai posti eccessivamente turistici ed essere in Perù in alta stagione non è sicuramente stata un'ottima scelta per come sono fatta io, ma sto cercando di superare questa cosa perché è un limite stupido e insensato, perché ovvio che i posti più belli siano turistici è una cosa bella, quindi mi ci devo abituare. Sta di fatto che però essere in questo posto in cui siamo soli ricarica un po' le batterie e ci fa ritornare un attimo alla nostra normalità. Probabilmente anche essere partiti in tempi di pandemia ci ha fatto un po' abituare a ritmi diversi, però adesso con calma ci abituiamo e visitiamo queste bellezze del Perù e vediamo ogni tanto magari di trovare di far tappa in un posto come questo, molto più semplice. Ma poi che posto pazzesco, eh? Questa via abitata in mezzo alle montagne su cui ci sono tutti i reperti archeologici. Sono case fatte quasi interamente di fibra vegetale intrecciata. Ma di tanto in tanto un tetto di lamiera, ma sennò è tutto completamente ecologico. È arrivato il momento di lasciare la tranquillità di Palpa per dirigerci verso Nazca. Non ci fermeremo molto a Nazca, ma semplicemente da là partono i bus principali per le rotte lunghe e quindi noi che vogliamo andare verso Cuzco abbiamo la necessità di andare a Nazca. Ma la panamericana che collega le due città è ricchissima di questi geroglifici, tantissimi ce ne sono, anche solo guardare dal finestrino mentre vai col pullman ne vedi davvero tanti. E oltre che sulle montagne, anche lungo queste distese ci sono dei disegni. Quelli però sul piano ovviamente sono visibili per di più solo col volo, perché anche dai Mirador non riesci ad apprezzarli a pieno. Bene, 9:40, appena saliti sul bus che ci porterà a Cuzco, dovrebbero essere 13 ore. 14, mi ha detto la signorina. Che sono già diventate 14 prima di partire, quindi immaginiamo che la quantità delle ore purtroppo aumenterà. E intanto noi giochiamo, visto che non c'è connessione né niente, giochiamo a decidere il programma dei prossimi mesi
sappiamo dove, non sappiamo come, non sappiamo che fare, stiamo decidendo, perché stiamo iniziando a pensare a quando lasceremo l'America. In ogni caso abbiamo intenzione di starci fino all'anno prossimo, quindi non aspettatevi a breve video da altre parti del mondo. Sì, no, sicuramente però stiamo... rimarremo da questa parte di mondo per un bel po'. Per un po' ci rimaniamo, però stiamo vedendo di capire le ultime tappe. Buonanotte. La Jack vuole aiutare questo bambino a risalire dalla fontana, però il bambino orgoglioso gli fa di no con la testa. No, ce la faccio da sola, grazie. E poi non ce la fa.